Marshadow è un tecnico master party di tipo spettro. In realtà è molto più simile a uno striker, visto che la sua parte tech risiede solo nel rubare i buff al nemico. Ma andiamo con ordine. Supercolpo G+, aumenta i critici di 2 a tutto il team, e la mossa allenatore monouso puntiamo sempre più in alto, applica un più 4 all'attacco, e un più 3 all'elusione e alla velocità di Marshadow. Per quanto riguarda le mosse offensive, Pugno d'ombra è piuttosto mediocre, costa 2 barre, ha un base power piuttosto basso, e non ha effetti particolari. Ciò che userete per fare danni è Ombra Furto, che nonostante abbia una potenza nella media, annullerà i buff del nemico per applicarli a se stesso. Questa mossa ha un uso limitato a 3 utilizzi. L'Unimossa può contare su un moltiplicatore natio, che si attiverà qualora il nemico sia sprovvisto di buff. Questa condizione attiverà anche il moltiplicatore sulla mossa che troviamo nella passiva 0 bonus rafforzante 9, mentre aumento forza incrementerà la potenza delle mosse, in proporzione all'aumento delle proprie statistiche. L'ultima passiva è Migliorandum 9, che applicherà un più 1 ad una statistica casuale di Marshadow, ogni volta che manderà a segno un attacco semplice. Anche in Tekka i tasselli avranno lo scopo di accentuare la meccanica vista finora. Ci sono ben 2 Migliorandum 9, che hanno la medesima funzione della passiva vista poco fa, come anche 0 bonus rafforzante 3, che va ad unirsi al 0 bonus rafforzante 9 visto in passiva. Aumento forza unimossa aumenterà la potenza della sync, in proporzione all'aumento delle statistiche, mentre forza attacco aumenterà la potenza delle mosse, in proporzione all'aumento dell'attacco. Un altro nodo utile è unimossa ripristinante 9, che garantirà il refresh sulle mosse ad uso limitato, dopo aver sferrato l'unimossa. Infine, per accelerare il setting, si può utilizzare entrata offensiva 1, che aumenta di un grado l'attacco, quando Marshadow entra in campo. Tuttavia, vista la meccanica dell'unità, si può evitare tranquillamente, dato che i buff mancanti all'attacco li attiveremo facilmente utilizzando Ombra Furto. È un'unità semplice e molto efficace, le statistiche aumenteranno sempre di più nel corso della battaglia, e basterà tenere sotto controllo i buff del nemico con Ombra Furto per causare ingenti danni. Vale però lo stesso discorso fatto per Zoroark. Nonostante il Pokémon sia molto forte, abbiamo tante valide alternative sul tipo spettro, di cui ben 2 Master Gala. L'unico motivo valido per valutare l'investimento delle gemme a ridosso dell'anniversario è la mancanza nei vostri dex di altri DPS spettro o un amore incondizionato per Marshadow. Con questo è tutto, ciao!